Ciao a tutti amici di SicurAuto e bentornati ancora una volta con la nostra rubrica SicurTech, dedicata a comfort, infotainment e tecnologia. Questa volta siamo con una one-off modello speciale, unico, allestito direttamente da Peugeot Italia, la Peugeot 208 GTI 9, dedicata a Paolo Andreucci e Anna Andreucci, che hanno vinto 9 volte il campionato italiano Rally. Quale ambientazione se non la vista che può rendere al meglio con quest'auto? E ci ha ospitato il circuito del Sele a Battipaglia. Ma quali sono le differenze di questo allestimento rispetto a una 208 GT standard? Le vediamo assieme. Da buona one-off che si rispetti, questa 208 GT9 ha un rivestimento completamente diverso degli interni, tutto in alcantara che fa molto racing, così come le cornici delle bocchette di aerazione sono in colore rosso lucido, lo stesso usato per le maniglie, solo che sulle maniglie al lato di chi guida c'è la firma di Andreucci, mentre invece sul lato del passeggero, tra virgolette il navigatore, c'è la firma di Andreucci, la sua navigatrice. Il volante è quello piccolo della 208 che fa parte dell'iCockpit, però è rivestito anche questo in alcantara e soprattutto ha il puntatore con i colori da gara di Peugeot. Al di sotto invece, anziché esserci il logo GT, c'è il badge UCUC9 e la bandiera italiana soprattutto è sparsa un po' per tutto l'abitacolo, sulla plancia, sulle maniglie e sul battitacco. Ma la cosa che fa cambiare completamente aspetto a quest'auto sono i sedili sportivi misti in pelle e alcantara e con cucito Xunte Leones e il brand UCUC9. Sono fantastici, bellissimi, davvero, sul serio, cambiano completamente l'aspetto di un'auto. È un particolare che probabilmente è irrinunciabile su questo genere di speciale. La prima cosa che ovviamente salta all'occhio è la colorazione bianca nella zona anteriore, tranciata di netto al posteriore con i colori da gara tipici di Peugeot, così come sulle auto da competizione del brand. Ma poi ci sono questi cerchi 18 pollici bianchi OZ leggeri, sono l'essenza stessa del rally, sono fantastici e poi servono per ridurre le masse non sospese. Calotte degli specchietti rosse ma con il richiamo alla bandiera italiana. Sul montante ci sono i numeri da 1 a 9 per dimostrare i campionati italiani vinti e al montante posteriore invece c'è il motto Xunt Leones con il badge UCUC9. All'anteriore rispetto alla 208 classica si perdono tutte le cromature a favore dell'opaco, mentre al posteriore la scritta 208 e la scritta GT richiamano la bandiera italiana. Passiamo a quello che è il cuore pulsante di quest'auto, perché un brand come Peugeot non poteva di certo non riservare delle attenzioni particolari al propulsore. Quindi l'1.6 litri THP resta lo stesso tra questa e la 208 classica, solo che i cavalli sono saliti da 208 della GT normale ai 240 di questa versione. Come? Con una rimappatura completa della centralina, che poi ha visto anche una ricalibrazione del sistema ESP per renderlo meno invasivo, più da pista, e una linea di scarico completa della Super Sprint. Un occhio di riguardo è stato dato anche all'assetto, col montaggio di un differenziale Torsen che cerca di spostare la coppia a sinistra o a destra per cercare di sfruttare la ruota che ha più trazione. Gli angoli delle ruote stesse sono stati leggermente modificati, quindi campanatura e convergenza. Poi l'assetto è stato ribassato di un centimetro e sono stati montati dei distanziali sia avanti che dietro. In ottica sicurezza però dobbiamo considerare che tutto deve essere dimensionato per compensare l'aumento delle prestazioni e quindi si è pensato a dischi freno all'anteriore da 323 mm con pinze fisse a 4 pistoncini rosse ma con griff Peugeot Sport. Ad ogni modo, noi questa volta vi abbiamo fatto vedere un modello unico, particolare, praticamente irripetibile, che ci ha divertiti tanto e ha un altissimo potenziale. Peccato insomma che Peugeot non lo produca in serie ma ne abbia fatto solo un esemplare. Siamo comunque arrivati alla fine del nostro appuntamento, quindi vi aspettiamo numerosi alla prossima. Ciao!